parte dalla demolizione di un edificio storico per la comunità di Romano Dezzelino, che in passato ha ospitato studi medici, uffici del comune e la sede dei vigili urbani, la posa della prima pietra della prima delle quattro case di comunità progettate in ambito ULS 7 Pedemontana per il distretto bassanese Altopiano, sede del cantiere della futura struttura di servizi, un'opera da 3,8 milioni di euro. Tempi di realizzazione relativamente brevi, quelli previsti entro un anno, attingendo anche in questo caso dai fondi del PNRR. Presenti ieri alla cerimonia per l'avvio del cantiere l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, rosatese, oltre al sindaco locale Simone Bontorin e il direttore generale UL7 Carlo Bramezza. I primi simbolici colpi di martello ad un muro sono stati dati proprio dagli esponenti della sanità veneta, con intorno sindaci del territorio bassanese. Dopo la distruzione dello stabile sorgerà un nuovo e ampio edificio da oltre 1000 metri quadri che sarà adibito ad ospitare ambulatori, il centro prelievi, ma anche altri servizi per l'utente dell'ULS 7.